Ah, ve lo posso garantire, vi divertirete come non mai. Ci saranno moltissime giovani coppie, una cosa molto in, molto super. Ma sei sicura, mamma, alla festa del tulipano? So cosa pensate, ma scordatevi quel che si dice sulle feste del tulipano. Fatto. Ma non si tratta solo di tulipani, c'è una degustazione di vini olandesi e anche una sta benefica di zoccoli di legno decorati da celebrità locali. Una giornata eccezionale. Una giornata tutta intera. Se nessuno attiva l'allarme antincendio. Guardo. Allora, andiamo con una sola macchina? Oh. Beh, sai, sembra molto divertente, ma domenica prossima, vedi, purtroppo andiamo a pranzo con un mio vecchio professore e sua moglie, che sono in città per quell'unica giornata. Oh, che peccato. Forse potreste venire la sera per lo spettacolo di danze popolari olandesi. Oh, Dharma, a te piacerebbe tantissimo, cara. Beh, sì, certo, ma abbiamo i biglietti per un cane malato. Come? Come, scusa? È una commedia, parla di un cane malato che sa fare canestro. No, scusa, non è così. Sai, abbiamo i biglietti per la pallacanestro e se i cani non si ammalano riusciamo ad andarci. Ma santo cielo, non sono così stupida, sai? Ha mangiato la foglia. Me ne ero accorto. Complimenti. Ma guarda che non è colpa mia, così è cane malato e così è pallacanestro. Ma tu non hai fatto così, hai fatto così. Quello è fingi di strozzarti e vieni in cucina. Oh, e non potevamo usarlo? Sì, ma è troppo tardi adesso. Dove vai? Vado a chiedere scusa a mia madre. Forse dovrei farlo io. Non devi mentire in quel modo a tua madre. Lo so. È molto meglio aspettare l'ultimo secondo utile e poi hai un'emergenza dentistica. Kitty, mi dispiace. Non c'è bisogno di scuse. Se tu e Gregory avete piacere di fare di me il bersaglio dei vostri scherzi, figurati. Quale madre non ne sarebbe felice? Ma no, Kitty, a te è sembrato uno scherzo perché ci hai beccati. Non potreste essere più sinceri con me? È una cosa che non sopporti, Kitty. Avanti, mi dispiace davvero. Senti, ho un'idea. Facciamo una partita a biliardo. Se vinci, io e Greg veniamo alla festa del tulipano. Dharma, non voglio obbligare te e Gregory a fare qualcosa che non vi piace solo perché ti ho battuta a uno stupido gioco. Kitty! Senza offesa, ma maneggio la stecca fin da quando Buddha era un boy scout e non mi batterai. Forza, avanti, ti lascio spaccare. D'accordo. Se insisti. Ma come ti è venuto in mente di giocare a biliardo con mia madre? Primo, credevo di essere brava a biliardo. E secondo, credevo fosse tua madre, non la regina della stecca. Sai, quando si sente offesa va a farsela passare in sala biliardo. Dovete averla massacrata, è una campionessa. Lo so. Così adesso dobbiamo andare alla festa del tulipano. Grazie tante. Ma non ci sono solo tulipani. Dimentichi il vino olandese e i famosi zoccoli. Giusto. Ehi, hai rosicchiato tu questa baguette? Oh, no, è stato Dennis. E Dennis chi sarebbe? Un topo. Lo sai, è stato davvero divertente giocare a biliardo con tua madre. Ma che vuol dire un topo? Che vuol dire, che vuol dire? Un topo. Ho visto un gioco delle freccette in sala biliardo. Tua madre gioca a freccette. Non lo so, servono delle trappole. Perché non mi hai detto che c'era un topo? Perché avresti messo delle trappole. La freccetta però la batto. Quello si mangia il nostro pane, dobbiamo fermarlo. Perché? Compri sempre queste baguette, neanche fossimo francesi, e poi non le mangi mai. E adesso men che meno. Sai se tua madre gioca a bocce? No, mi sa di no. Ogni volta che mi tira qualcosa, mi manca sempre.
Ascolta, io non posso convivere con un topo. Lo so, sei un po' agitato. Stanotte ci dormi su e se domani non hai cambiato idea, traslochiamo. No che non traslochiamo. Credo anch'io che andrà così, ma dormici sullo stesso. Kitty, non trovi un po' sospetto il fatto che un attimo prima di andare alla festa del tulipano Edward abbia avuto un'improvvisa emergenza dentistica? Oh, Edward non mi mente mai. Lo sa che tanto poi controllo. Gregory è stato gentile ad accompagnarlo. Sì, è stato proprio a quel punto che mi sono insospettita. Lo so che ci stai venendo controvoglia, cara. Ma grazie lo stesso. Se scommetti, scommetti. E poi, devo dirtelo, Kitty, mi sono divertita a giocare a biliardo con te l'altra sera, davvero. Senza cani malati né pallacanestro. Sì, è stato divertente, vero? Già. Ehi, non ti andrebbe una partitina? Adesso? Certo, conosco un posto qua vicino che ha un tavolo magnifico e i migliori sgonfiotti che tu abbia mai assaggiato. Probabilmente gli unici che tu abbia mai assaggiato. No, stai solo cercando di evitare i tulipani, dico bene? Sì, mi morderei un piede per non andarci. Ciò nonostante, non giocheremo a biliardo. Prometto, ti lascio vincere di nuovo. Dharma, con me non funziona. E non mi hai lasciato vincere. Va bene, sarà come dici tu. Fortuna! Mi hai lasciato vincere anche questa volta? Questa volta è stata fortuna. Kitty, ti va di metterci un po' di pete? Vuoi una sfida a soldi? Oh, no, non porto mai soldi quando esco con te. Voglio che sfidi loro a soldi. Oh, Dharma, non sarebbe onesto. Sicuramente gioco meglio io. Vieni, ti spiego una cosa, Kit Kat. Ecco qua, papà. Grazie. Non capisco, ma non dovevi solo dire che andavi dal dentista? Cosa? Chi ti controlla? Ah. E mentre eravamo lì, gli hanno trovato una carie. È una fortuna esserci andati. È una fortuna esserci andati. Però un'estrazione non può essere meglio che andare alla festa con Kitty. Oh, sì. Molto sì. Meglio. Sì. Quante trappole hai comprato? Un paio di dozzine. Se vuoi prendere il topo prima che Dharma ritorni, dobbiamo chiamare anche i Delta Force. Ed è finita anche l'esca. In cucina c'è una baguette, gli piace molto. Un topo raffinato, eh? La prossima volta mi faccio controllare la prostata. Va bene. Però la borsa del ghiaccio te la porti da casa, eh? Ciao! Ciao! Ciao, ciao Ed! Ciao! Che succede? Scusa l'improvvisata, ma ci presteresti la videocamera? Oh, certo, certo. Il piccolo fa cose divertenti, eh? Sì, probabilmente sì. È con la babysitter. Noi andiamo alla spiaggia a filmarci mentre facciamo sesso. Ah, non fateci entrare sabbia, eh? Credimi, quando ti è capitato una volta, poi ci stai attento. Ehi, hey Ed! Come mai prendi il Percodan? Un'estrazione. Un'estrazione? Che fortuna! Oh, santo cielo, cosa vedo nei miei occhi? Dipende, tu cosa vedi? Trappole per topi? Io vedo piccole macchine assassine. Allora, se vi piace la baguette, non andate in cucina, è piena di esche mortali. Non sei d'aiuto, Pete. Greg, Dharma lo sa che vuoi uccidere una povera innocente creaturina indifesa? Senti, non c'è niente di male nel tenere la casa libera dai topi e... ti sarei grato se non lo dicessi a Dharma. Sai, dovrei andare più spesso dal dentista. Forse ho bisogno anch'io di un'estrazione. E tu ti aspetti davvero che io resti in silenzio mentre viene commesso un insensato massacro? Sì, infatti. Andiamo, io devo liberarmi di quel topo. E va bene, ma allora ti devi comprare una trappola più umana, catturarlo vivo e poi liberarlo in quello che è il suo habitat naturale. Il suo habitat naturale è un condominio.
Fai la cosa giusta, Greg. Poi sarai orgoglioso di te stesso e, cosa molto più importante, non dovrò dirlo a Dharma. Vieni, Larry. Andiamo alla spiaggia finché c'è luce. D'accordo. Ma possiamo fermarci dal dentista? Mi sta facendo male un dente. 40, 45, 50. Ti ringrazio tantissimo. Tua sorella va forte. Chi? Oh, già. Certo, mia sorella. Grazie per la partita. Sì, fico, allenati, amico. Andiamo. Ho vinto $50. 40. La notte è giovane. Sì, ma i tuoi tulipani? Oh, all'inferno i tulipani. Piazza le palle e trovami un pollo. Fantastico! Ciao! Ehi, hai fatto tardi! Sai, ho ripensato a quello che hai detto del nostro piccolo amico baffuto, così mi sono fermato da un ferramenta e ho comprato una trappola per topi umanitaria. Davvero? Penso che la cosa giusta sia catturarlo con questa e poi, sai, liberarlo nel suo habitat naturale. Amore, sono proprio orgogliosa di te. Credevo che avresti comprato quegli orrendi aggeggi che gli spezzano il collo. Oh, sai che io non sono così. Quelli sono aggeggi barbarici. Senti, se lo prendi, voglio venire con te quando lo liberi, così posso, sai, salutarlo. Sì, speravo anch'io che potessimo farlo insieme. Wow! Tesoro, sei... sei così... Wow! Bene, ora vado. Cosa? Ma dove stai andando? Dobbiamo mettere la trappola, bere un po' di vino. Idea fantastica, però io e la mia amica dobbiamo andare al biliardo. Di nuovo? L'idea è sua. Io volevo andare a Lipper con la cuffia da bagno in testa a fare shopping sincronizzato. E a lei non piaceva l'idea? Credo che non l'abbia capita. Oh, ci picchia. Justin, hai vinto di nuovo. Grazie. Ti va di giocare ancora? No. Hai strapazzato abbastanza mia sorella. La serata finisce qui. Sai, sorellina, credo che il meccanico stia per arrivare ormai e visto che abbiamo già perso 3 partite, vogliamo andare fuori ad aspettarlo? Ah, forse sì. Però mi stavo divertendo così tanto e poi mi sento fortunata. Senti, faccio un'ultima partita puntando tutti i soldi che ho con me. Ma sei impazzita! Sono ben $500! Se vuole giocare, lasciala giocare. D'accordo, ancora una partita, solo una però, me lo prometti? Nessun eh? Problema. Vogliamo puntare, diciamo, $500? Certo. No, aspetta, sono 700. Sì, va bene lo stesso. Bene. Coraggio, spacca tu, a te l'onore. Oh, grazie. Buona fortuna, Kitty. Se sei a corto di contanti, ho visto un bancomat all'angolo, solo per informarti. Il 4 sul 6 in buca d'angolo. Non ho capito il messaggio, che è successo? Guarda. Ah, bene, l'hai preso. Dennis, è morto. Bene. Ho promesso a Dharma che l'avremmo catturato vivo per portarlo nei boschi, intonando dei canti e lasciarlo libero tra i fiori, e invece... È morto? Sì, altro che, ho anche provato a fargli... sai, no? Bocca a bocca? No, l'ho steso sulla schiena e ho provato a... Come sarà morto? Non lo so, forse ha avuto un infarto. Eh sì, certo. Stress, dieta sballata, il rodimento. E ora che faccio? Non sappiamo quali fossero i desideri del defunto, ma uno sciacquone è sempre indicato. Pete, Dharma penserà che l'ho ucciso io, capisci? Tranquillo, so io che fare. Cosa? Si scrive un mini bigliettino da Dio. No, lascia stare. Allora dille che si è buttato dalla finestra. Facciamo una sagoma bianca sull'asfalto. Come sarà successo? Non guardavo nemmeno. Ci ha messo poco a diventare brava. Sì, infatti è vero. Bene, grazie per la partita, ci vediamo. Direi che per stasera basta, sorellina. Sei impazzita, perché dovrei smettere ora? Perché hai vinto $22,000 e qui cominciano ad accorgersi che sei forte. Oh, lo pensi davvero? Sì, quindi andiamo. Beh, senti, tu va pure, io voglio restare. Ma perché?
non ti servono altri soldi. No, i soldi non c'entrano. Ma non lo capisci? Sono più brava di tutta questa gente. E non dipende affatto dai soldi o da chi ho sposato, dal mio livello sociale. È solo perché sono più in gamba di loro. È meglio andare via e subito. Chi osa sfidare la dea del biliardo? Venite avanti e fatevi umiliare. Mi serve un drink. Aspetti un attimo. Siamo chiusi. No, la prego, mi serve un topo. Spiacente, torni domattina. Le do $50 per un topo. Ma che è, scemo? Non lo so, ma ho un forte sospetto. 50? Va bene, prendiamo questo topo. È un topo da mangiare o da compagnia? Cosa? Il signore vuole sapere se conti di mangiarlo o di fargli un golfino. No, niente del genere, voglio solo liberarlo. Liberarlo? Dio gli ha dato una missione. Vediamo. Me ne serve uno marrone, screziato con le zampette davanti bianche. Possibilmente non fumatore. Uno che apprezza la poesia, vagare nella pioggia. Quello! Prendo quello laggiù in fondo, sì. Quale? Quello. È sicuro? Certo che ha dei gusti dispendiosi. Che vuol dire? È un raro topo arboreo della Patagonia. Un topo da $100. Figuriamoci, mi prende in giro, vero? Va bene. Facciamo che lei vende animali. Alle 9:30 di sera un fesso le offre $50 per un banalissimo topo a macchie. Lei che farebbe? Senta, si approfitti pure del mio amico. A prenderlo in giro ci penso io. È molto bravo. Certo che è bravo, Kitty. Si fa chiamare lo svelto. E allora? Non si gioca a soldi con uno che si fa chiamare lo svelto. Beh, non è poi così bravo. Le prime due volte l'ho battuto, no? Ma scusa, non hai ancora capito niente. Dici che sa del nostro trucco? Non è il nostro trucco, Kitty. È il trucco, l'unico trucco che c'è. Beh, non importa, io lo batterò comunque. Ma casomai dovessi perdere tu, li hai $10,000 in contanti? Ovviamente no. Ma allora qual è il tuo piano? Gli farò semplicemente un assegno. Non glielo puoi fare. Ma certo che posso, domattina dirò alla banca di trasferire i fondi. Uno che si fa chiamare lo svetto non prende assegni. Otto in bocca d'angolo, gli ti risponde. Ok, ecco il piano. Io me lo spupazzo e tu scappi dal retro. Ci vediamo in Messico fra 3 giorni. Su, non fare così. Giocherò ancora e questa volta per vincere. Mi scusi? Svelto? Le interessa una partita per... il doppio niente? Pronto? Ciao, tesoro. Ehi, buone notizie, ho preso Dennis. Dennis il topo, sta benone, non ha neanche un graffio. Lo sai, sembra tutto contento. Credo proprio che sappia che verrà liberato. Magnifico, senti. Forse farò un po' tardi, tua madre ha dei guai con la macchina. Hai chiamato l'assistenza? Oh, c'è qui un signore che se ne sta già occupando. Ci vediamo, tesoro. Ma dopo. Lo sa, Sotheby, accetti i miei assegni. Queste sono le soddisfazioni della vita. Guida sicura se allacci la cintura. Beh, questa ce la ricorderemo, eh? Non parlarmi. Kitty, io volevo andare via quando stavamo vincendo. Ti ho detto che non devi parlarmi. Non puoi dare la colpa a me, Kitty. Dai, siamo ancora amiche, no? Sorelline. La fermata è dall'altra parte. Certo, ma tu preferisci un taxi, no? Devo dirti una cosa. Sono proprio soddisfatto. Sono contento di averlo liberato. Anch'io. Lo sai, mi sento più in contatto, molto più parte della natura, in modo più completo. È esaltante. Allora sei di buon umore? Sì, perché? Beh, sai che a tua madre non sono mai piaciuta molto e che frequentare i tuoi è sempre stato un po' difficile. Uh-huh. Ecco, quelli adesso sono bei giorni andati.